Eccoci qui. Allora, qui invece che cosa vediamo, Paolo? Allora, queste qui sono piante grandi, sono piante che anche loro hanno 25-30 anni. Su queste abbiamo fatto un altro tipo di intervento. Abbiamo tolto tutti i rami bassi, perché in questo momento c'è una moda che è partita da Londra e si è diffusa un po' in tutta Europa di coltivare queste piante a ombrello, in cui possiamo vedere questo grosso esemplare in cui anziché avere la chioma che scende e tocca fino a terra, sotto è svuotata completamente. È un motivo architettonico. Una bella pianta di azalea è splendida 10 giorni, bella per un mese. Una pianta così lavorata diventa un elemento decorativo del giardino tutto l'anno. Bene, quindi qui siamo di fronte al top, diciamo così, della lavorazione. Beh, a livello di anni anche soprattutto che sì, ci vuole. Lo possiamo fare noi perché, lo dico con peccato, abbiamo dei vivai piantati 20-30 anni fa dove certi anni non siamo riusciti a vendere tutte le piante sono state parzialmente abbandonate e adesso le stiamo riutilizzando per fare queste forme. Se non ci fosse stato questo parziale abbandono di una parte del vivaio, non avremmo potuto oggi fare. Quindi è dovuto anche alla storicità del posto, quindi agli anni. Sì, queste sono piante che piantate nell'85 erano grandi così. Pensate, guardate, alcuni di voi stanno guardando queste piante e hanno meno anni di queste piante. Pensate dove ci ha portato oggi Paolo Zaccara con i suoi racconti. Quindi, noi qui dalla Compagnia del Lago Maggiore vi salutiamo. Ricordate sempre di condividete in Facebook, nei social questi video, perché possono aiutare sempre qualcuno appassionato come voi. Ciao e alla prossima!